E così sei ritornato. Non abbiamo ancora imparato, eh? Cos'hai perso adesso? Qualcosa da dire? Un oggetto? Statistiche? Cosa? Vuoi sapere perché non ti ho preso all'inizio? L'ho considerato. Una o due volte. Non questa volta. Scusa. Preso prima che potessi resettare. Non pensavo di poterlo fare. Divertente, eh? Non saresti dovuto tornare indietro, ragazzo. Oh, c'è forse qualcuno? Sounds? Non ti avevo sentito arrivare. Avevi voglia di farmi una visita? Sembra che tu voglio rimuovere qualcosa dal petto. Oh amico, è come se devo. Ta-da! Sans, sei stato tu a... Sono una sentinella. Ho fatto il mio lavoro per una volta. E dovrebbe essere finita. È l'ultima anima, giusto? Ne hai sette. La barriera può essere finalmente essere distrutta. E i mostri saranno liberi. Ecco, a proposito di quello, cammineresti con me un attimo? Certo. Questa è la barriera. Immagino che tu lo sappia già. E qui ci sono le anime. Sei anime collezionate nel corso degli anni, rinchiuse qui, alla barriera. E, grazie a te, ora ce ne sono sette. Ma devo essere onesto con te. Non sono pronto. Non possiamo ancora aprire la barriera. Cosa dici? È proprio qui. Devo solo passarti l'anima e fai la cosa e sarà fatta. Per attraversare la barriera mi è sempre servita un'anima, ma non ho osato andarci, sapendo come è morto mio figlio. È vero, con sette posso liberarci, posso diventare un dio tra i mostri, ma tra gli umani non avrebbe importanza. Ce ne sono milioni di loro. E solo centinaia di noi. Se sapessero cosa ho fatto, Sans, ci distruggerebbero tutti. Pensiamoci attentamente su questo, sorseggiando una tazza di tè. Metteremo l'anima con le altre per ora. Mi dispiace che hai dovuto portare questo fardello in questo lasso di tempo. Nope, anche se avrei voluto. Sono abbastanza in grado di mantenere quest'anima. Non verrà messa in un barattolo di vetro. Inoltre, non ho rotto una promessa per sedermi a bere del tè. Non ho ucciso un bambino per aspettare degli anni extra per avere un finale felice. Sans? Fratello, dove sei, razza di pigrone? Hai lasciato il tuo posto libero! Ciao! Stai bene? Ti porterò da Undyne, non preoccuparti, lei saprà cosa fare. Scusa, Asgore, non posso permettermi di starne fuori. Sans, non so a cosa stai pensando, ma possiamo sicuramente parlarne. Papyrus! Cos? Doveva succedere. Ehi, ehi, non c'è bisogno di essere arrogante. L'anima non è lì? E tuo fratello non c'era? No, non c'era. Sicuramente l'umano può aiutarci, una volta aiutato da noi. Certo, pap. Ah, non devi! Il futuro di tutti quanti dipende da quelle! Lo so. Sicuramente la brillante dottoressa Alphys può risolvere questo mistero. Sicuramente può. Troverà quell'anima. Sì,
farò del mio meglio. E una volta trovati l'anima e mio fratello, potremmo salvare l'umano e io potrò entrare nelle guardie. Certo, papà. Ma che... Qual è il problema, Alphys? Non può essere così. Ho tracciato l'energia residua nell'umano, decodificato lo schema e rilasciato una scansione di ultrasuoni in tutto il sottosuolo per trovare un segnale di congruenza. Ho controllato 3 volte e continuo a ricevere lo stesso risultato impossibile. Qualcosa non è cablato bene o è malfunzionante. Cos'è che sta dicendo? L'anima si trova nel castello. È impossibile. Non ho visto nulla sulle telecamere. Non c'è modo che abbia... Sto arrivando, Asgore! Aspetta, Undyne! Non possiamo dimenticarci l'umano! Papyrus, perché ti stai ancora portando dietro quell'essere? Può essere senza un'anima, ma non si è ancora ridotto in polvere. Può ancora essere aiutato. Pap, gli umani non... Anzi, sai cosa? Va bene. Sì, aiuteremo l'umano, Pap. Dopo, distruggerò chiunque abbia usato rubargli l'anima. Gna! Tra tutti i momenti che l'ascensore poteva non funzionare! Oh cavoli, non so cosa premere. Qualsiasi cosa succeda, Pap, tu devi starmi dietro. Non sappiamo chi ha preso l'anima, o tuo fratello. Quel tipo di potere può trasformare chiunque in una minaccia spaventosa. La barriera è stata distrutta. Asgore! Gna! Non è qui? Deve essere alla barriera! Undyne, hai salvato il giorno ancora? Sto per farlo. Dovresti rimanere qui, Pap. Non sei ancora una guardia ufficiale. Ma certo! Qualcuno deve tenere d'occhio l'umano. Non avere paura, piccolo umano. Undyne salverà la tua anima. La barriera... non c'è? Forse... Asgore ha preso l'anima? Asgore! Undyne. Ce l'hai fatta? Hai aperto la barriera? No, non l'ho fatto. Allora, chi... Non so chi o cosa sei, ma restituirai quelle anime! Undyne inizia il suo assalto. Umano, non posso fare a meno di notare il fatto di come sei stato così silenzioso. In realtà non ho mai visto qualcuno cadere prima d'ora. Mostrati! Non so il perché mio fratello sia sparito o perché la tua anima sia stata rubata, ma so alcune cose. Chi pensi di essere? È il lavoro della Guardia Reale e le sentinelle quello di prendere le anime umane. Perché dovresti rubarle al nostro re? Andai nella migliore nel salvare le persone e tante altre cose. E il re adorerà conoscerti. Mio fratello probabilmente ti riempirà di giochi di parole terribili. E il fratello di Papyrus? Cosa gli hai fatto? Umano, non so molto su di te, ma sembra che diventerai un buon amico. Proprio ora ti sta riuscendo veramente bene a rimanere senza un'anima. È proprio qui. Sono stato sicuramente più in forma, però